tutti. Allora, in questo momento sono qui con una luce orrenda per cui non ho potuto fare tutorial, però ci tenevo particolarmente a fare un video per augurarvi una buona Pasqua. Sicuramente in questi giorni non riuscirò più a fare video, quindi buona Pasqua a tutti. Allora, fondamentalmente gli ultimi giorni sono abbastanza incavolata, perché tutti quanti se ne vanno in vacanza e pure io in teoria dovrei essere in vacanza perché, come tutte le scuole, anche gli asili nidi sono chiusi, mentre me ne devo stare qui in casa a studiare come una pazza disperata per approfittare del lungo tempo che mi è stato dato proprio perché sono in vacanza per studiare. E quindi niente. Fatto sta che io oggi vi voglio far vedere brevemente un pennello nuovo. Sono rimasta abbastanza sbalordita da questo pennello. Questo pennello l'ho pagato 7,90 euro. È della Make Up c'è scritto, senza alcun tipo di marca e nient'altro. Se non so se riuscite a leggere comunque. Make Up. Ed è così. Quindi si tratta di un pennellino piatto. Allora, io l'ho preso alla Coin nel reparto appunto del make-up. Ho visto che c'erano, oltre a questi col bastoncino nero, c'erano anche quelli con il bastoncino in finto legno. Io vorrei saperne di più di questi pennelli perché non li ho mai sentiti. Io l'ho visto siccome mi serviva perché questo che ho della Kiko, che è il numero 202, sta diventando uno spauracchio. Vedete, non è più bianco e le setole fanno pietà, cioè praticamente si è tutto un po'. Si sono tutte rotte le setole, è un pennello abbastanza scarso. Ho voluto sostituirlo, più che altro perché questo fondamentalmente è il pennello che si usa maggiormente, quello piatto, perché comunque tutte le volte che si fa un make-up si utilizza per la palpebra. E quindi comunque avendolo pagato poco comunque con tutte le cose, comunque con il kit, diciamo quello natalizio, però invece a differenza di questo, ad esempio questo pennello qua che invece è sempre della Kiko, il 201, è ottimo questo per intenderci, quello angolato morbido, è ottimo questo, è usabile, non è che non si può usare, però io questo l'ho comprato ieri, l'ho provato oggi un po' di volte e veramente è una cosa meravigliosa. L'ho lavato 2 o 3 volte perché oggi ho fatto un po' di esperimenti e devo dire che ha perso 2 peli in tutto, molto morbido. Ora non posso fare una review su questo pennello perché l'ho comprato ieri, però volevo appunto chiedere a voi se questo pennello, che è anche abbastanza lungo, sembra molto più lungo di quelli della Kiko. Non so se si riesce a vedere. Vedete, è lungo. E poi anche al tatto mi sembra molto morbido, molto ha le setole molto compatte. Vedete, a forma di C. Assomiglia vagamente a uno della Elf, di cui non so assolutamente il numero, il nome, perché non ce l'ho comunque. E niente, insomma, se qualcuno avesse notizie su questa marca di pennelli, me lo scriva qui sotto. E niente, io ho fatto questo video che non so se avrà un senso. Comunque, niente, io vi volevo semplicemente fare tanti, tantissimi, tantissimi, tantissimi auguri di buona Pasqua. So che la Pasqua, la cucina pasquale in Italia ha tantissimi piatti e io verrei a casa di ognuno di voi a assaggiarli. Io non so, Bologna, l'agnello credo. Sì, però non c'è un piatto tipico, o almeno io non ne sono a conoscenza, l'agnello. Vabbè. Comunque, niente, vi faccio i miei auguri e alla prossima. Ciao!